Soltanto per oggi l'entrata è completamente gratis! Benvenuti alla grande inaugurazione di Mime World! Ma dove sarà andata? Devo avere quel microchip o tutto questo non servirà a niente! Il Mimo. Quel Mimo criminale ha costruito un parco chiamato Mime World. Quando stavo investigando sotto copertura sui suoi piani malvagi, Hans ha voluto mostrarmi il progetto del suo parco a tema. C'è anche uno zoo di animali che sanno mimare. Non riesco a capire, a chi potrebbe piacere andare in un posto come quello? Animali che mimano. Fantastico! Quando aprirà pensate che potremmo avere dei biglietti gratis. La cosa strana è che non sembra esserci nulla di malvagio nel parco. È solo Pacchiano. E sfortunatamente non è un crimine, purtroppo. Di sicuro è malvagio. Ma a cosa potrebbe servire in un parco tematico un microchip super segreto? Forse per attirare la gente con un trucco dei suoi. Sam ha ragione. C'è qualcosa di malvagio. Ma abbiamo le mani legate. Per adesso Hans non ha fatto nulla di illegale. Niente di cui siamo a conoscenza. L'unica cosa che sappiamo è che tu, lavorando segretamente per lui, hai rubato il microchip. Possiamo solo vedere se si comporta in modo sospetto. Visto che parli di cose sospette, cos'è quella roba da scienziato folle? Lo so io! Stai progettando un dispositivo di nuova generazione? Forse uno spray per rendere l'olfatto simile a quello dei cani? Sarà una crema idratante che brilla nell'oscurità! Avete sbagliato tutte. Questo è un potente siero per la crescita dei capelli. Ho finalmente trovato la miscela adatta usando soltanto ingredienti naturali. Caspita! Questo è un supporto del tutto naturale! Dei capelli lunghi da usare come pelliccia al polo? Jerry, che cosa stai facendo? Questo supporto non è per voi, spie. Quando ero un ragazzo mi chiamavano Capellone. Io voglio tornare a quei giorni felici e il mio siero farà il miracolo. Ora state a vedere. Ma che strane paraorecchie hai, Jerry? Va bene, devo tornare a studiare. Prima i supporti per la vostra missione. Il super braccialetto sparacavi e gli orecchini con lame rotanti in platino. È una cosa meravigliosa avere dei nuovi supporti. E i vostri stivali con ventose antigravità. Questa volta aggiungerò un po' meno estratto d'alghe. Nessuno schermo, così entreremo molto facilmente. Caspita, sembra che non ci siamo solo noi. Che cosa potrà fare Jess Hans con tutta quella gente intorno? È proprio questo che dovrete scoprire. Intanto gli porterò il microchip prima che sospetti qualcosa. Aspetta un momento, non c'è troppa gente per indagare segretamente. Dovrete mescolarvi al gruppo. Che cosa? Insieme a quelle persone! Ci picchia! Dovremmo mescolarci con quella gente così mediocre! Ho capito! Noi ci vestiremo come loro! Se avessi un'isola privata vorrei dei ragazzi abbronzati, non degli sciocchi turisti! Comincio a pensare che quella ragazza abbia avuto un contrattempo. Stavi aspettando questo? Sei tornata, dolcezza mia! E mi hai anche portato un preziosissimo tesoro. Non avrei mai potuto mancare. L'inaugurazione sarà davvero divertente. Il vero divertimento deve iniziare. Quando avrò installato il microchip, Mime World farà un successo straordinario. Signor Hans, visto che le ho provato la mia lealtà, potrei installare con lei il microchip e partecipare al suo piano? Ah, ma io voglio che sia una sorpresa per te, mia devotissima fan. Tu mi aiuterai intrattenendo tutti i miei ospiti. Intrattenerli? Che ne diresti di eseguire per loro il classico crociera sul Mimo? Giusto,
già la crociera sul Mimo. Certo, va bene, sì, farò quello. Non l'ha imparato il primo giorno di scuola di Mimo come fanno tutti gli altri studenti? Oh, certo, lo conosco bene. Il fatto che ormai sono anni che non lo faccio più e sono un po' arrugginita. Non è arrugginita, è fuori di testa. Com'è brutto? È più che brutto! È bruttissimo! Ah! Se qualcuno mi guardasse allibito, dite che pensavo che fosse Halloween! Ehi, guarda lo zoo degli animali che mimano! Alex! Sam, ma si può sapere che cosa stai facendo? Una danza vecchia di 10 anni! Ascolta, io sono impegnata, ma lui sta venendo verso di voi. Devo stare qui, se no capirebbe. Non sapevo che i mimi potessero parlare. Sì. Questa volta so che funzionerà. Oh, no. Oh, sono dei mimi, che buffi, incredibile. Lo stiamo seguendo, non preoccuparti, Sam. Oh, temo che ormai sia già troppo tardi. È di un'abilità straordinaria. Ma a me sembra fuori di testa. Andiamo. Jess è entrato da questa porta. Oh? Ehi! È la sala dei reperti storici del Mimo. Guarda qui, Clover. Questi indumenti sono stati indossati dal primo Mimo rinchiuso in un box invisibile. Alex, perché non ti entusiasmi di cose un po' più normali? Oh? Fantastico! È pieno di make-up! Ne avrei abbastanza per tutta la vita! È il vasetto di make-up per Mimi più grande del mondo! Va bene, ci sono molte cose interessanti, ma adesso dobbiamo scoprire che cosa ne vuol fare di quel microchip! Ma potrebbe essere dappertutto! Oh? Sarebbe meglio andare a spiare dall'alto! Clover! Questo braccialetto lanciacavi è straordinario! Forza, si sale! Che cosa lampeggia laggiù? Può darsi che si facciano fotografare! Guarda, lassù c'è Jess Hands! Beh, giudicando dal suo sguardo, non mi sembra che abbia delle buone intenzioni. È il microchip! Sta usando il microchip per trasformare le persone in mimi. Dei mimi piuttosto brutti, direi. Se io fossi in loro, chiederei indietro i miei soldi. Dobbiamo fermarlo subito. Sono degli sciocchi turisti, ma nessuno merita di essere mimificato. Eccetto Mandy, è chiaro. E quindi andiamo contro Jess Hands. E contro un esercito di mimi che obbediscono ai suoi ordini. Sì, hai ragione. Sarà meglio chiamare anche Sam. Io non posso tollerare che ci siano degli intrusi. Non è un pericolo. Andiamocene. Ehi, ragazze, che succede? Sam, Jess Hands sta trasformando tutti in un esercito di mimi zombie. Immaginavo che non fosse solo un parco tematico, ma mi chiedo quale sia il suo piano diabolico. La mia più grande fan e sorpresa? Se si tratta di voler sorprendere qualcuno, noi mimi siamo sempre i migliori. Sam!
Sei tu che mi hai chiuso in quella cella della Whoop. È stato terribile. Se fosse dipeso da me, saresti ancora là dentro. Ho scontato la mia pena, ma ora è il momento che sia tu a scontare la tua. C'è un box invisibile e sono intrappolata per sempre. Ai! Non bisogna mai sottovalutare il grande potere della mimica. Strano, Sam ha interrotto le comunicazioni. Sam è laggiù, ma cosa pensi che stia facendo? Oh, per favore, la gag del box invisibile è sorpassata. Andiamo a ricordarle della nostra missione. Sam, penso che tu ti stia immedesimando troppo in questa storia di mimica. La cosa più difficile non è entrarci, è uscirne. Ma che cosa sta succedendo? Mie care, siete in trappola alla marea della storia della mimica sale. Non voglio dire che fare con questa storia. Ora lasciami uscire, che cosa credi di ottenere? Oh, io sono già a buon punto. Voi tre avete il privilegio di assistere all'azione della mia nuova e potentissima armata di mimi. Insieme noi trasformeremo tutti gli abitanti della Terra in mimi. Vorrei proprio che Jerry fosse qui con noi. Ora tento di contattarlo. Non riesco, posso soltanto arrivare al bottone chiamata d'emergenza. Beh, speriamo solo che Jerry arrivi presto. Con te il mio gruppo di schiavi volontari finalmente è completo. Scordatelo, io non diventerò mai uno dei tuoi stupidi mimi. Tu stacci lontano, non potrai ridurre così anche noi. No, per voi due ho in serbo altri progetti. Spero che la mia mimo corda invisibile non faccia troppo male alle vostre caviglie, mie care. Pensandoci bene, puoi trasformarci in mimi se per te è lo stesso. Vuoi dirmi che sei già stanca di questo bell'esercizio? Mentre voi due restate qui a divertirvi, io vado fuori a finire di mimificare il mondo. Vi saluto, piccole spie. Ora godetevi il vostro tuffo. Solo lui può trasformare il make-up in qualcosa di malvagio. Venite, venite, miei fedeli sudditi. Forza, entrate pure. C'è posto per tutti quanti. Ci deve pure essere un modo per toglierci da qui. Certo che c'è. Attivo subito il mio orecchino con lame rotante in platino diamantate. Così taglierò le corde invisibili. Sai, Alex, non penso che la tua sia una buona idea. Tanto non ci riesco. Ah, meno male. Forse questa corda non si può tagliare perché è una corda invisibile. Oggi è proprio il mio giorno sfortunato. Beh, sarebbe meglio trovare il modo di salire e non quello di scendere. Ops. Oh, delle bretelle, sono passate di moda da secoli. Se non ci liberiamo, tra poco anche noi faremo parte del passato. Spie, sono arrivato! Jerry! Un momento, quello non è Jerry, deve essere un altro di quei mimi. Hai visto che barba orribile? Ti assicuro che sono io. Sarei venuto prima, ma continuavo a scivolare sui miei capelli. Mi erano cresciuti sotto la pianta dei piedi. Sei salvato, Jerry! Quel make-up non era della mia tonalità! Ci penso io, ragazze. Ehi, ma come hai fatto, Jerry? Per sciogliere i nodi fatti da un mimo serve la mimica.
perché non la smetti con questa cosa dei capelli? Quando mi manca poco per riuscirci? Bene, allora riuscirei ad avere dei capelli dove è previsto che crescano? Esattamente, e se cresceranno abbastanza lunghi mi pettinerò all'ultima moda. Ma dopo aver salvato Sam è sventato il piano di Jet Sense. Avete visto? Non hanno spazzato! Gli alieni! Aiuto! Mimi, venite! Iniziate l'attacco, è un ordine! Oggi tocca a Beverly Hills, domani al mondo intero! Se solo riuscissi a invertire gli effetti del microchip. Devi farlo molto in fretta, abbiamo un mimo folle da fermare! E c'è anche Sam da salvare! Forza, sbrigati! È una cosa molto triste. Chi immaginava che sarebbe stato pericoloso fare shopping a Rodeo Drive? Ma con gli occhiali schermanti anti-mimo che vi proteggeranno per non essere mimificate. Sono davvero fantastici! E poi sono anche all'ultima moda di Beverly Hills. Presto il mondo sarà mimo! Tutto mimo! Puoi pure scordartelo, ormai il tuo piano criminale è fallito! Voi! La tua prossima esibizione la terrai nella prigione della UP e potrebbe durare dai 5 ai 10 anni! Fate poche chiacchiere e molto mimo! Cosa? Non te l'hanno mai detto che il fumo fa molto male? Voi non sconfiggerete la mia armata. Presto tutti gli abitanti del pianeta diventeranno dei mimi. Incredibile cosa può fare una piccola inversione. Il tuo esercito sta disertando e anche molto in fretta. No! Ma cosa? Clover, e c'è anche Alex. Sammy! Ehi, ridacci subito Sam, hai capito? Forse è ora di fargliela smettere. Presto, Sam, infila questi. D'accordo, come volete. Che cosa? No! Ti abbiamo appena salvata da un'assurda vita da mimo. Guarda bene, Jet Sand. Presto Beverly Hills sarà di nuovo senza mimi. Non mi avrete mai! Caspita, finalmente un trucco divertente! Niente male, ragazze, vero? Oggi sei stata solamente la mia aiutante, ma domani avrai l'onore di diventare la mia regina e regnerai insieme a me nel nuovo regno dei mimi! Puoi anche scordartelo, ora ti costringerò a lasciarmi andare. Ritorna a dimensioni normali. Cosa ne dici di questi occhiali come regalo d'addio? Vediamo se sei bravo a mimare i tentativi per uscire. Ah!
Spero con tutto il cuore che dentro di te ci sia ancora una parte di quella deliziosa aiutante e deciderai di tornare al mio fianco per essere finalmente la mia regina. Non preoccupatevi, per molto tempo non ci saranno più Mimi qui a Beverly Hills. Ma che cosa succederà a Mime World? La Whoop ne farà un centro di ricerca super segreto con annesso un bellissimo zoo. Evviva! E tutto questo grazie all'ottimo lavoro di voi super spie. Da questo momento sarete tutte e tre in ogni missione e non ci saranno mai più missioni di una sola. Vai! Perfetto, non avrei mai più voluto spiare senza di voi. Jerry? Non starei facendo il mimo? Il mio nuovo siero per capelli non ha funzionato, quindi ho trovato un'altra soluzione, mimare i capelli. Mm.